Finisce 91-86 per l'Amatori Pescara contro Salerno, gara 4, e l'Amatori vola alla Final Four di Montecatini. 15 e 16 giugno l'appuntamento per tentare la promozione in Serie A. Partita incredibile, Stefano Raiola, oggi non guardiamo a considerazioni tecniche, intanto ti facciamo i complimenti perché è stata una stagione fantastica. E non finisce qui. No, vabbè, io parlerei di stasera. La stagione è fantastica perché siamo ancora in gioco. Abbiamo dimostrato di essere una squadra fortissima, un gruppo incredibile, ci siamo coesi al punto giusto, nel momento giusto, e lo stiamo dimostrando in campo tutti i giorni. Abbiamo battuto un Salerno che è una grandissima squadra, perché io penso che se uno fa finta di non capire di pallacanestro può dire che Salerno sia una squadra che sia arrivata cotta, eccetera. Io penso che gara 3 di domenica i miei ragazzi hanno fatto un capolavoro. Oggi lo stavano facendo, ma purtroppo Salerno è stata capace di rientrare e noi siamo stati bravissimi, perché quello che hanno fatto oggi i ragazzi è una cosa davvero importante: rimanere tranquilli, tra virgolette, nel momento in cui ci hanno recuperato, avere la lucidità per giocare pallone su pallone in difesa e in attacco e per conquistare questa vittoria. Mi hai anticipato la seconda domanda, che era proprio che nelle difficoltà è cresciuta l'Amatori Pescara e si è trasformata in squadra con la S maiuscola. Quando Salerno stava rientrando avete vinto la partita. No, noi in squadra con la S maiuscola ci siamo dai primi di aprile a oggi, sono 2 mesi che ci siamo. In questa serie siamo stati squadra con la S maiuscola per tantissimo tempo, però non ci siamo solo noi, ci sono anche gli avversari. Salerno ha Diomede, Visnic, ci ha messo in difficoltà in alcune cose nel terzo e nel quarto quarto, bravi loro, ma perché sono bravi giocatori di talento, giocatori con grande fisicità. Stasera hanno avuto un pizzichino di fortuna perché hanno fatto 2 bombe di tabellone che ci potevano spezzare le gambe, e riuscire a mantenere la calma, a fare le scelte giuste in attacco, a combattere su ogni pallone non è da tutti, e i ragazzi sono stati davvero, quello che siamo stati stasera, davvero una grande squadra. Posso dire che nel secondo quarto avete spiegato pallacanestro? Guarda, in questa serie devo dire che abbiamo giocato per lunghi tratti una grande pallacanestro, sia in gara 1 che poi abbiamo perso. Per 37 minuti abbiamo giocato alla grande, alla pari con una squadra a Salerno che è un campo difficilissimo. Secondo me gara 2 abbiamo fatto una partita eccezionale, sia tatticamente, tecnicamente, che nell'individualità di tutti. Gara 3 anche, tu non l'hai vista, però l'abbiamo fatto una grandissima partita. Vista lontano da qua, ma l'ho vista. Abbiamo ricalcato il finale di gara 3, il secondo tempo di gara 3, siamo andati tanto avanti. Purtroppo dopo, loro sono rientrati, ma questa vittoria acquisisce ancora più valore. Vincendo in questa maniera era ancora più difficile e abbiamo dimostrato ancora di più di essere una grande squadra.